Una tappa emozionante questa quarta del Giro d'Italia che ancora una volta ci ha un po' riportato al ciclismo antico, al ciclismo che comunque amiamo, al ciclismo della sofferenza, al ciclismo bagnato, al ciclismo del freddo, con questi corridori che arrivavano come eroi al traguardo, soffrendo il freddo, soffrendo la pioggia, soffrendo una giornata di grande fatica e che ha fatto la differenza, ha fatto evidentemente la differenza perché già qualche uomo di classifica ha cominciato a sfilarsi e delle sorprese ci sono già state. Ma partiamo ovviamente dalle due grandi immagini della giornata, da Joe Dombrowski che diventa questo americano riesce a vincere la sua prima tappa in un grande giro e soprattutto lui aveva vinto soltanto in delle corse locali praticamente e adesso si va a prendere questo arrivo di prestigio a Sestola con un'azione straordinaria di questi 25 uomini di cui alla fine sono rimasti in 10 che sono arrivati prima degli uomini di classifica in una fuga veramente splendida che è riuscita poi ad arrivare al traguardo. È un Dombrowski che è stato il più forte di tutti, che con quella andatura anche lì piena di fatica, barcollante sembrava, spingeva la bicicletta con le spalle, proprio a dimostrazione che ci metteva il cuore, ci metteva l'anima per vincere questa tappa. Ed è riuscito a vincerla. Veramente bravissimo l'americano, ma straordinario Alessandro De Marchi. Il rosso di Puglia che si prende anche la maglia rosa dopo anni e anni di lavoro, questo ciclista operaio che tante volte ci ha provato, ha vinto 3 tappe alla Vuelta, tante volte è stato uno sempre in fuga a sudare, a sacrificarsi per i suoi compagni. Quando ha avuto la libertà si è sempre reso protagonista, mai una parola fuori posto, sempre a caccia di tappe, sempre a caccia del protagonismo. E Alessandro De Marchi è veramente un corridore splendido perché riesce in quasi tutti i grandi giri a cui partecipa a mettersi in mostra, a rendersi protagonista, a svettare, a riuscire a mettersi in mostra in queste fughe da lontano che a volte sembrano inutili, ma uno come lui, che comunque in carriera ne ha portate a casa di imprese o ci è andato vicino, è da sottolineare ed è bello perché insomma la maglia rosa per un corridore di questo tipo arriva come coronamento di un percorso, come ciliegina sulla torta dopo tanti anni di sacrifici, dopo tanti anni di amore anche per il proprio mestiere, amore verso il ciclismo, amore verso la bicicletta. E da sottolineare direi che anche il terzo posto di Filippo Fiorelli, che lui infatti ha detto sono un corridore ancora tutto da scoprire, perché è un corridore questo che teoricamente farebbe di mestiere il velocista, oggi arriva terzo in una tappa del genere, con un'azione del genere, beh, che dire, complimenti a lui. E invece tra gli uomini di classifica sembrava fosse una tappa tranquilla e tranquilla non lo è stata perché Bernal Ciccone, Vlasov, Jukkarty e Mikel Landa sono stati i 5 che hanno preso anche un po' di vantaggio sugli altri perché più indietro sono arrivati Evenepoel, Yates, Bardet, Daniel Martin, Formolo, Bettiol, Caruso e poi gli altri con Nibali che è arrivato più indietro, non ha convinto particolarmente neanche Hindley insieme a Sivakov, ma soprattutto
il messaggio forte e chiaro che è arrivato oggi è il crollo più totale di Joao Almeida, che arriva a 4 minuti e mezzo dai Gran Bernal, a 5,58 addirittura dal vincitore della tappa, un crollo totale di Almeida. Non so se si sia alimentato male, non so se abbia sofferto il freddo, non so se non fosse nella condizione giusta, ma fatto sta, Joao Almeida esce subito anche da ambizione di podio, ambizione di vittoria in questo Giro d'Italia. Non sarà evidentemente protagonista, ma dovrà mettersi in appoggio di Remco Evenepoel, che oggi diventa il principale uomo di classifica della De Koenig Quick-Step, che quindi deve subito rivedere le sue strategie, anche se diciamo il dubbio c'era alla partenza con Evenepoel, che nelle dichiarazioni diceva: ma vado in appoggio ad Almeida, ma convinceva un po' poco la sua versione. Infatti la strada ha subito emesso la sentenza che il giovane belga dovesse diventare il capitano della formazione belga, e che quindi il portoghese quest'anno non fosse della partita. E direi che appunto da questo punto di vista di risposte ne sono arrivate. Come è arrivato il crollo totale di Bauke Mollema, che arriva addirittura a 14 minuti, e quindi in questo momento rimangono due le punte della Trek Segafredo, che sono in primis Giulio Ciccone, che oggi è sembrato brillante, peraltro respirando l'aria di Sestola, che appunto lo ha lanciato nel 2016. Il corridore abruzzese oggi si è messo in mostra, e poi Vincenzo Nibali, che oggi male non è andato. Io comunque penso che ormai la Trek punterà tanto su Giulio Ciccone, e si giocherà le chance rimanenti su Giulio Ciccone, che mi sembra, almeno da come si è comportato quest'oggi, mi sembra il corridore più in palla per la Trek. Vediamo Nibali anche nei prossimi giorni come risponderà, vediamo quale sarà un po' la sua condizione. È un po' da valutare, un po' da valutare lo squalo, però ho detto andrà a lasciare il segno in questo Giro d'Italia. Se lo dice lui, io penso che la comparsa alla fine Nibali non la farà in queste 3 settimane. Vediamo un po', fatto sta appunto. Non pensavo che Ciccone potesse diventare così presto l'uomo di classifica della Trek, però appunto alla fine le risposte le danno la strada, come il fatto che Bernal non stesse bene. Invece Bernal oggi ha dato delle risposte positive, Vlasov le aveva dato anche l'altro giorno a cronometro. Alla fine si possono fare tanti discorsi, si possono fare tante ipotesi, ma il verdetto della strada non lo si può contestare, perché quello è inappellabile, e quello è il verdetto decisivo, è il verdetto che determina del resto le posizioni, e determina le condizioni, e soprattutto quando arrivano anche tappe come queste, e poi le tappe che arriveranno più avanti, già da questo fine settimana, ma poi soprattutto nella seconda e nella terza settimana. Allora, pretattiche, dichiarazioni, non ci si potrà più nascondere, perché la strada non nasconde niente. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.